Napoli Flash 24 all'ospedale San Giovanni Bosco per un evento importantissimo, l'inaugurazione del nuovo plesso operatorio in una struttura che è considerata di frontiera in quanto ha un bacino di utenza vastissimo. Siamo in compagnia della dottoressa Antonia Fiengo, che è la responsabile dell'URP, l'ufficio relazioni con il pubblico, che è importantissimo più che mai in questa realtà. Vogliamo parlare della vostra attività? Sì. L'attività è varia. Buongiorno, sono Antonia Fiengo, sono la responsabile dell'ospedale San Giovanni Bosco, ufficio relazioni con il pubblico. L'impegno lavorativo è vasto, afferisce al nostro servizio utenza sia esterna che dei ricoverati dei reparti e dei loro familiari. Cerchiamo con molta professionalità di evitare le grosse problematiche alle persone che afferiscono al nostro servizio. So che siete particolarmente attivi anche perché qui vengono chiaramente persone di tutti i tipi e molte persone anche bisognose di non solo di assistenza ma anche di essere aiutate socialmente. Sì, ha detto bene dottoressa, perché qui il pronto soccorso è pieno e afferiscono tantissimi senza fissa dimora, sia italiani che extracomunitari, soprattutto extracomunitari in questo periodo in cui ci sono tante necessità sociali. Noi cerchiamo insieme a associazioni onlus, quale la Caritas o altri, di aiutare queste persone a trovare una dimora, anche se temporanea e purtroppo non per tanto e lungo tempo.